Ragazzi, benvenuti e bentrovati. E ben trovati. Si parte benino. Netflix ti chiamerà. Parla per lì. Più bella che già. Serie da classificare. Simone da nero su Twitter. Inclassificabili. Due. Sì, così è bello. Chissà di brutto. Ebbene sì. Ve l'aspettavate? Seconda stagione di Inclassificabili con Dario Moccia e Simone Panetti. Seconda stagione perché dopo quelle performance allucinanti, no, prima dobbiamo mettere i nomi alla nostra classifica. Per forza! No, Netflix ha deciso di rinnovare, ha detto che talenti, soprattutto nella sigla dove Simone fa vedere il culo, ecco, quella scena è stata la scena chiave che ha convinto a rinnovarci il contratto. Molto bene. Prima cosa. Le novità, Simone! Novità. E sono qua davanti! Il pulsantone! Questa è la vera novità, questo buzzer che addirittura si può tiltare. L'idea principale del pulsantone è che quando magari non si è d'accordo l'uno con l'altro, io posso premere il mio pulsante una volta per classifica e decidere il posto che voglio io ad una serie. Sì, sì, senza che io mi possa ribellare. L'altra grande novità è che abbiamo una regia con cui possiamo finalmente interagire. Grande! Oggi vedremo nuove clip a tema ansia a 9000, le scene che ci hanno messo molta paura, ansia. Cagate addosso proprio, capite? Non cagando per questa scena, mi metto tanta paura. Quindi seguiteci, venite con noi. Ma, vai, come nelle scorse puntate, dobbiamo personalizzare i nomi della nostra classifica. Vai, perché comunque ci sta. Allora, vai. Iniziamo dalla prima posizione. Sì. E mettiamo. Vai. Classico. Non vuol dire nulla, cioè. Perfetto, ok. Non c'entra nulla con l'ansia, comunque ti informo di questo. Dai, ansia. Ansia, quindi una cosa mediana, poi? Ansietta. Ansietta. Io direi Toldo, che è un portiere. E poi? Chill. Chill. Ok, chill. Abbiamo fatto. Io aggiungerei anche una categoria più brutta. Più brutta di chill? Tipo? Sì. Schifo, terribile. Rododendro. Che è una forma gemella. No, no, è un albero, credo. Credo. Sei sicuro? Sì. È una pianta o un albero? Il rododendro è un... È un fiore. Fiore. È un fiore. Top. Pianta albero. E allora guardiamo la prima clip. Che sarà Squid Game. Squid Game, serie coreana che ha incassato un botto, che è stata vista da tantissime persone e che arriverà con una seconda stagione, forse sì, forse no, non lo sappiamo. Sì, sì. Sì, sì. E tra l'altro in tavola il tema del Battle Royale che è tanto caro agli asiatici. Scusa, scene d'ansia tutte? Sì, sono molto inquietanti, ansiose. Qualcosa sì. Dice che la clip sarà la bambolina che si gira. No. Qual è? Qual è? Pezzo è questo? Il vetro. Chiaro, ansia, certo, bro. Non la fanno sembrare troppo pesante. Forse ho capito qual è quella di vetro. Poi sai, tipo, l'ansia sta per chi sta davanti, poi chi sta dietro sta via, tranquillo. Ci ho preso la mano. Ah, vedi che qua c'era? Hanno colori diversi. Chi? Ah, lui che riconosce il vetro. Che hanno i colori diversi, vedi c'era il trick, mi ricordavo qualcosa. Oh! Si è presa in culo. E invece no, non c'era il tricchettino allora. No. Io avrei fatto sbarre di ferro e mi sarei tolto il pensiero, ma comunque la loro volontà ci mancherebbe altro. No? Non lo so, dipende sempre dalla posizione in cui stai. Ansietta. Cioè, ormai mi ero un po' abituato a loro che morivano così, senza un senso, capito? Mm-hmm. Quindi vabbè, facciamo ansietta, siamo d'accordo. Sì. Ok. Andiamo. No. E dai. E dai, colpa sua. Seconda flip. Perfetto. Questo è? The Watcher. Come? The Watcher. No, The Watcher. Oh. Questa serie è molto bella. Parla dell'osservatore. Questa famigliola felice si trasferisce in una casa deliziosa e iniziano a ricevere delle lettere. Che è The Watcher. È come The Witcher. Ero arrivato però è The Watcher. Ma che cazzo dici? Senti, mi piace fare queste cose. Cucù. Guardiamo la clip, dai, guardiamo la clip. Eccoci qua. Mi fai malissimo. Veramente mi fai male, Stai a te, lascia stare il PC. Ma lui ha fatto i Cesaroni.
No, ma non è lui. Fammi vedere la clip. Signore e signora Brenno. Ah, vedi, hanno fatto la narratura. Ma perché? Non so. E quelli del giovane sangue che mi avete portato. È una videocassetta. Comunque, secondo me hanno modificato la voce perché se senti lo stesso doppiatore su uno dei personaggi capisci che è, chi è il The Watcher. Ah, già. Beh, bastava fargliela leggere a lui. Vero. Grave errore qua, eh? Non rinnoviamo, dai, per la seconda. È già stata rinnovata. È già stata rinnovata, guardatela. Vabbè, comunque non mi mette ansia per una sega. Per cioè, niente. La lettera minatoria che... Rododendros. Cioè, la... Mi ha messo l'ansia lui, però non ho capito come ha fatto a leggere la lettera mentre correva. No, ma lui l'ha già letta e poi se la leggeva in testa mentre correva in giro. Oh, e arriviamo a una grande antologia di un grande autore, forse uno dei migliori registi degli ultimi tempi, degli ultimi decenni. Ah, il Toro, sì, Guillermo del Toro, che ha fatto il Cabinet of Curiosity di Guillermo del Toro. Che è un po' entrare nella testa di Guillermo del Toro, no? Questo dice. Esatto, nel suo mondo pieno di fantasia, raccapricci, anzi. No, un grande, tra l'altro, ha una grande collaborazione con Netflix, non solo per il cabinato, ma anche... per Pinocchio, che sta arrivando in stop motion, fantastico. Tra l'altro si sono messi tutti d'accordo perché hanno fatto 300... Allora, guardiamo la clip. Non ricordo. Ha intrappolato la sua povera sorella. È Gesù! Eh sì? No, è vivo però, cioè è con cadavere. Gli manca la faccia. Lui è a posto? Ma poi deve stare al mercato di Livorno, del pesce, tutti i garage. Ma posso? Sì, sì. Ma chill. Non mi sembra nemmeno così tanto agile il vermone con le lingue. Vabbè, l'inseguimento del mostro di solito fa paura, no? Anche nei videogiochi. Ma è fermo. Chill. Cioè, non Rododendro, ma comunque. Belli episodi, ma chill. La Bibbia. No. Nuovo Testamento. No, no. Cos'è? Fu no. Black Mirror, una serie fatta di luce e ombre. Ah, Black Mirror, principalmente in un sacco di episodi, rappresenta un po' la realtà. E ridi di nuovo da solo. Rappresenta sempre la realtà un po' distorta, no? Tipo il mondo delle pubblicità, quella roba là. E mette di brutto, sì, l'ansia. Sì, ma poi... certo, mettiamo la clip allora. Sì, ma come al solito. Come al solito? Lo fa di solito. Ah. Chiaramente. Scappato. Chi è che sta piangendo? Adesso sì che sei nei guai. Verso quel tronco. Sì, questo mi dette noia parecchio, anche a me la prima volta l'ho vista, devo dire la verità. Possiamo farci una foto? Queste robe, anche un po' alla Hostel, mi hanno sempre dato fastidio. Però mi mette ansia, più che altro, la gente ferma così che parla con i cellulari. Mi dà veramente un super fastidio. Che torna sempre alla realtà quel concetto là che fa Black Mirror. Magari anche un po' retorico, però mi dà fastidio. Ansioso? Sì, normale, dai. Toldo. Ansietta o ansia? Toldo. Toldo? Toldo. Okay, ci sta, toldo. Non c'è un cazzo. E non si leva da lì. No. Adesso passiamo a un'altra scena. Rapiniamo il duce. Oh, rapiniamo il duce. Faccio Capatonda, che ha dichiarato di essere per la prima volta nel ruolo di attore e basta puro, perché è la prima volta che lui faceva l'attore e basta. La storia è carina e si basa sulla leggenda del tesoro di Mussolini che avrebbe raccolto durante il ventennio e che avrebbe nascosto in una zona di Milano. Ecco, questo è un po' il film. Che l'ho avvertito. Puoi mettere le mani su tutta la roba di contrabbando della città, ma non sulla mia donna. Aia. Bella la pistola. Ti sarai mica innamorato? Cassia. Un vero uomo d'affari dovrebbe ragionare con questa, non con questo. E neppure... E qua se... Vabbè, punta in testa tutta a posto. Il cazzo però... Il cazzo si spaventa. E ride. Madonna mia. Dito puntato poi sul grilletto. Questo mi mette stranze. A me ha dato fastidio il dito proprio sul grilletto. Quindi, sì. Toldo? No, ansietta. Ansietta, ok. Vai, ci sto, vicino a Squid Games. Vai. Ci siamo. Ora c'è una serie che ha... Sai, io su questa... tutti. Come si chiama? Dahmer. Io su questa non sono riuscito a guardarla. Mm-hmm. È come star là a viverti proprio la scena completa, quasi senza tagli.
e non sono riuscito a finire il primo episodio. Non l'ho continuata. Il discorso di Dahmer, che è una serie che punta proprio su quello, cioè sul fattore dell'ansia, sul creare ansia, e lo fa con questo ritmo lento. Il silenzio, c'è tanto silenzio. Questa può funzionare. Questa secondo me poi dovrebbe entrare in perfetto. Ma che cazzo? La manetta. Sì. Che vuoi fare? Niente, per le foto. Sta fermo. Dove vai? Più che altro quello che mette veramente ansia è la sua faccia. È lui. Cioè lui che c'ha questa faccia pietrificata. Poi questa estetica anni 90 è già inquietante di suo, secondo me, vista in questo contesto. Quindi. E guardiamo un film. Scatterò le foto. Ecco, bel film. Bro, io lo metto su perfetto, cioè sì. Questo è tanto ansia. Ma anche, vabbè, ci sta anche perché secondo me come votazione a tutta la serie possiamo mettere effettivamente perfetto, perché è tutta molto ansiosa. È brutto. Ed è confezionata molto non bene. Cioè non gli puoi di niente. È anche molto furba, ma è confezionata bene. Quindi vai. La prima messa dai perfetto. Di perfetto. Oh, primo oh, anime, no. Tra l'altro. Eccoci qua. Un altro anime. Devilman Crybaby. Che cos'è Devilman Crybaby? Molti ancora non lo capiscono, non lo sanno. Devilman... Oddio, Simo, però non puoi far così... Vuoto qua. Va bene. L'anime è un grande anime, secondo me, perché stiamo parlando di Made in Abyss. Manga e anime molto, molto forti. Vabbè, comunque, a parte senti che puzza, senti che puzza! Non, ma non puzzano, sono popcorn! È ovunque l'odore del popcorn. Fa schifo. Fai cacare! Sono pulite. I popcorn. Le orecchie. Ma che schifo. Comunque, Made in Abyss fighissimo, stavo dicendo, perché ha dei momenti all'inizio molto fiabeschi, fantasy, oh che bello il mister. Perché Made in Abyss è... Basta! Ecco, qua sta risalendo e quando si risale nel mondo di Made in Abyss, insomma, c'è una sorta di penitenza, c'è una sorta di... I peli. Di contrappasso da guarda, pagare. Guarda, i piedi mettono sempre sti cazzo di piedi. No, è l'autore che è un po', secondo me, birichino, per usare un eufemismo. E nell'anime hanno riproposto effettivamente quella roba. Giapponese. Carino. Sì, ci sono questi momenti. All'inizio non te l'aspetti proprio. Beh, è una roba veramente super inquietante, sbagliata. E niente, a me Made in Abyss è bellissimo anche per quello, perché appunto ti aspetti una roba, parte in maniera molto avventurosa e poi c'ha questi picchi sbagliatissimi di roba che comunque appunto mettono ansia, ma intanto. Sì, però te non puoi rovinare una spiegazione così. Io voglio sapere chi ha messo tutta questa roba qua dentro. Che cazzo, perché sei un pollo? Cioè noi abbiamo appena visto una bambina che muoie sciogliendosi e chiedendo di prego, uccidetemi dentro. E io ho in mano una mini mano, tra l'altro anche questa super inquietante, è un pollo, è un pollo. Riesco solo a pensare a quanto sembra grosso il mio cazzo. Toldo, non perfetto. Usa il suo bonus. Posso usarlo? Non mette l'ansia, è solo straziante. Va bene, toldo, vai. Così almeno chiudiamo questa cosa. Però aspetta, l'ho sprecato? Sì, l'hai sprecato. Ok, stiamo per vedere invece una clip di Stranger Things, la quarta stagione. In questo c'è la roba ansiosa che è il... Ah, ora torni serio, Quando parlo di anime io, il pollo, il coso... Dai, sto dicendo una cosa seria. Sì. I corpi che si Vabbè, non spoilerare, vediamo la clip e basta. Ah, qua è quando viene rapita e poi con la musica... Quella canzone, tra l'altro, canzone rinata dopo sì. Stranger Things. Nascondi da loro. Sempre sti tentacoli. È qui con me. La trovi una roba un po'... Mi mette l'ansia come il procedimento. Ok. Cioè qua tipo qua lei non si spezza in due, però tipo quella cosa che mette l'ansia. Sì, però non è ansiosa. Segui la scena. Canzone. Pianto quindi l'hai scelta te sta clip. Ma potete mettere la clip? Cioè, ce ne sono tantissime dove ci stanno i corpi che si smembrano. E... Ma qui l'ansia è che dici ce la farà o non ce la farà? Ma è ovvio ma che non ce è la vero! Fa. Non morirà mai. Non lo faranno mai morire gli autori. Alla fine di questa stagione lei entra in coma. Ma in coma è come martellone, mica muore, Ma infatti sti cazzi. Cioè, va bene, io questa qui la metto
Rododendro, perché anti a zero. Comunque, ragazzi, siamo arrivati alla penultima clip. Midnight Cara... Gospel. Esatto. No, Midnight Club, però va bene. Vi ricordo che c'è questo club di tizi che si racconta le storie horror. E la scena che stiamo per vedere ha permesso a questa serie, Midnight Club, di entrare nel Guinness World Record. Per l'incredibile record di numero di jumpscare in una puntata. Non sto scherzando. Beh, devo far finta. Grande record, complimenti a tutti, ragazzi. Wow. Comunque, ragazzi, Mike Flanagan è uno dei pilastri dell'horror. E poi, ragazzi, dai, guardiamoci negli occhi. Mike Flanagan, uno dei pilastri dell'horror. Questo non è un tuo pensiero. Posso dire? Uno dei maestri dell'horror. Bro. Bro, questo è Flanagan puro. Cioè, lui che indietreggia lo mette in ogni film. Flanagan. Flanagan. Bella vista, bro. Vabbè, rimani per terra così, tranquillo. Oh. Questo è Flanagan. Questo è Flanagan totale. È solo Flanagan. Allora, jumpscare, nonostante ansia di... da jumpscare, boh, paura. No, zero, no, dai, no. Questo è rotodendro puro. E a me i jumpscare non piacciono molto, non fanno paura. Prossima clip, Alice in Borderland. Sti tipi che a una certa si ritrovano in sta Shibuya deserta, gente che prove cose, gente che muore, non muore. Devi cioè, questa è la tua spiegazione di... Manga. Questa è la tua spiegazione di Alice in Borderlands? Questo succede. Vabbè, comunque, ennesimo gente mascherata, reale, gente mascherata, Shibuya senza cagna, deve rimanere in piedi. E poi c'è sta tipo un laser che ti lasera dall'alto. Che t'ho detto? Sì, sì, è questa, me l'ho vista anch'io, è dannoissima, tra l'altro. È strapeso come... Ah, oddio, che orribile. Davvero morta? No, è finta. Penso non abbia mai visto un cadavere più esplicito. Nient'altro, ecco qua. Che poi mi pare in questa puntata disegnano la piantina per capire come è fatta la struttura, una roba del genere. Sì, c'è il tipo genietto che capisce i giochi. Sì, sì, sì. E, ansia. Boh, è l'ennesimo sì. Battle Royale. Lo metto in toldo la faccenda laser che mi mette una paura. Cioè, dovunque sei. Arriva il laser, sì, ma in fondo alla prima puntata infatti si vedono tipo 3 miliardi di laser che a quanto pare controllano questo quartiere. Con questa ultima clip abbiamo finito con la prima puntata di Inclassificabili, ovvero Ansia a 9000. Un saluto ovviamente a voi che ci avete seguito, a chi commenterà questa puntata e soprattutto un saluto a Netflix che ha avuto il coraggio, per l'ultima volta molto probabilmente, di fare Inclassificabili stagione 2. Non ho mostrato il culo. Grazie, abbonate quindi a Netflix. Abbonatevi a Netflix veramente. E soprattutto guardate le prossime puntate. Dai!